Ehi, che succede? Oh, eccolo, Alex Vanumaker c'è! Oh no, di nuovo tu? Sì, esatto! Oh, cavoli me, una volta che capiti uno youtuber decente, che numero mi hai messo? Il 99! Cosa? Bisogna essere umili e partire dal basso, e poi è la classifica che mi aspetto a fine stagione. Ma non ci sono neanche 99 macchine. La metteranno per noi, vedrai! E il logo? Beh, quello del nostro mitico Subaru Baracca Team! Lo sai che porta bene! Boh, speriamo. E non hai ancora visto la macchina! Ta-da! Oh, ma perché? Perché si deve vedere e soprattutto devi essere riconoscibile in pista. Non ci sono altre macchine così. Infatti ci sarà un motivo, ma poi perché c'è scritto zanzare di fianco? Ah, il nostro sponsor principale. Ci credo, con sti colori li attireremo di certo. Beh, abbiamo messo anche bellezza perché siamo belli. Ah, sì, proprio. E salve perché siamo educati. Beh, l'abbigliamento casual non è un malaccio. Lo so, scusa, ci abbiamo lavorato un po' poco. Meno male, e quello da gara? Ma guarda, il nostro sponsor Zanzare voleva una prevalenza di rosso, non so per quale motivo, però siamo riusciti a convincerli ad aggiungere anche il giallo. Cosa? Ma sembra un corriere DHL! Ma super veloce però. Beh, la casa non è per niente male, però. Tipo, abbiamo messo tutto abbastanza a caso, ti dico la verità. Non potevate fare così anche con la macchina? Sei fuori, il team ci sarebbe rimasto male. Le supercar? Ovviamente ho scelto la Roma e poi le altre che vedi erano già comprese. Vabbè, dai, assolutamente niente male, è grande. Grazie, anche se in realtà sono quasi tutte belle, quindi è difficile sbagliare. Posso provarla? Magari dopo, Ora andiamo al primo weekend di gara. E a proposito, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se vorreste altri video su F1 2022. Ovviamente sempre con il nostro mitico Alex Vanumaker. E inoltre trovate qua sotto in descrizione il mio libro. Mi raccomando, compratelo e se lo fate, taggatemi su Instagram che vi ricondivido. Ora andiamo. Aspetta, ma cosa fai? Beh, inizio con il calendario reale. E chi sostituirò? Sainz, ovvio. Non sarà troppo? Sì, forse un po', però non perdiamo tempo con le scuderie minori una volta che la Ferrari funziona. Ma quei colori sul casco? Ehi, dovevamo tenere fede alla macchina che avevamo creato prima. Aspetta, ma perché nome Audio Vanzini? Ah, quello? L'ho fatto solo per far annunciare a Vanzini il suo stesso nome. Ma che simpaticone! Visto? Da morire. Comunque Leclerc è già perplesso, t'avviso. Ah, è vero, sarà preoccupato. Dai, Charles, non ti preoccupare, ci andremo piano, promesso. Oh, certo, molto piano. Oh, perfetto, finalmente. Guarda, abbiamo delle parti usurate. E ci credo che si rompano sempre queste macchine, ma che disastro. Vabbè, speriamo che tengano. No, 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 cambia tutto che non mi fido. Sì, forse hai ragione. Forza, ragazzi di Maranello, al lavoro. Ok, ora possiamo andare. Ok, prove libere. Iniziamo con la familiarizzazione del tracciato, visto che non me lo ricordo per nulla. Ok, forza, via. Ok, ci sono. Sicuro? Ovvio. Ok, occhio alla curva. Ups. Mica avevi detto che c'eri? Sì, ma quando me l'hai chiesto, non un secondo dopo. Ok, altro giro. Cerca di riprendere la mano. Ti ricordi almeno come funziona? Per quello sì, devo passare dalle porte. Esatto, bravo. Ok, cerchiamo di fare una roba decente. Buona così. Vai avanti, vai avanti. Oh, cavoli. Ah. Sorry. Dai, forza. Ma sì, dai, tanto c'è flashback. Ok, ci siamo. Dai, che buona. Ah, cavoli verde. Dai, fa niente. È impossibile che sarà l'unico. Grazie della fiducia, eh. Ma ti pare? Dai, ce la possiamo fare. Sì, dai, ora siamo sul traguardo. Super fucsia. Comunque sarebbe viola, non fucsia. Oh, dillo a Manzini, non a me. Allora andiamo avanti con le libere? Certo, ma tranquilli ragazzi, voi non ve le farò vedere, sarebbero un po' noiose. Andiamo diretti alle qualifiche. Perfetto, sei pronto? Cosa? Sul bagnato? Sì, caro. Ah, oh, il solito Silverstone. Tranquillo, hai messo le gomme da bagnato? Certo, mi sembra ovvio. Cosa faccio? Le qualifiche su una pista allagata con le gomme da asciutto? Sarebbe come correre sull'olio in Mario Kart. Il controllo di trazione medio? E l'ho cambiato il controllo trazione. Il rassetto da bagnato l'hai messo? Ma certo che ho messo l'assetto da bagnato. Oddio, l'assetto da bagnato! Ecco, lo sapevo che sta andando tutto troppo bene. Boh! Che botta. Alex, tutto bene? Ah, sto idiota prima o poi mi fa ammazzare. Ma prima lo ammazzo io. Sì, direi che sta bene. Tiffi e Vanzini, parliamo di Vanzini. Sì, ho sentito, ma sei contento di partire ultimo? Sì, dai, abbiamo tutto il tempo per recuperare. A proposito, quanti giri hai messo? 25%. Neanche una vita, però, saranno 13 giri. E allora vediamo di muoverci. E luci spente, via. Ok, cerchiamo di non fare troppo disastro alla prima curva. Occhio! Mamma mia, mamma mia! Ecco, lo sapevo, abbiamo preso un colpo all'alettone, ma. Oh, sempre meglio che distruggere la macchina, dovresti essere contento. Sì, ma preferirei fare una gara tranquilla, senza danni. E tu la prossima volta impegnati di più in
qualifica, così non rischiamo di andare addosso agli altri. Sei tu che hai sbagliato l'assetto. Ah sì, giusto. Mamma mia, ci siamo infilati bene però, dai. Ah sì, ma ho rischiato un infarto. Dai, non male, siamo undicesimi. Oh, forse riusciamo a non arrivare ultimi. Avrei detto che forse riusciamo ad arrivare a punti, però in realtà è più o meno la stessa cosa. Dobbiamo prima recuperare Alonso però. Forse una passeggiata. Vabbè, ci provo. Niente male davvero. Adesso pensiamo a Magnussen. Bene così, forza. Ora chi tocca? Abbiamo davanti un bel gruppo, Perez, Verstappen e Stroll. Ok, allora proviamoci subito qui. Oh no no no, troppo, no. Ops, mi sa che sono andato un po' troppo aggressivo. Vabbè, facciamo flashback. Abbiamo davanti un bel gruppo, Perez, Verstappen e Stroll. Non l'avevi già detto? Ma no, cosa dici? Ah giusto, tecnicamente per lui non era mai accaduto. Forza, possiamo farcela ora. Ok, dai. Sì, Perez superato. E leggera ruotata Stroll, ma non se ne sarà accorto nessuno, dai. In realtà ci hanno dato l'avvertimento. Ok, allora forse qualcuno sì. Ok, passiamo di qui. E vai, siamo passati da ultimi a settimi nel giro di due giri, grandi. Ok, ora andiamo a prendere Max, eh? Ah, ci puoi giurare. Ma com'è che andiamo così forte? Potrebbe essere per il fatto che in questo gioco la Ferrari è molto più sviluppata, oppure semplicemente perché ho messo la difficoltà a 65. Se no, ciaone. Penso sia un mix delle due cose. Esatto. Ok, ci siamo vicini. Ok, va bene, proviamoci. E vai, passato. Max, un più super Max. Wow, abbiamo pure fatto il giro veloce. Oh, incredibile, spero tenga perché penso che non lo ricapiterà mai più. Siamo vicini a Lewis. Attenzione, bloccaggio incredibile di Norris. Qui ha spiattellato la gomma sicuro. E intanto Hammer Time Man è passato. Beh, era facile. Ok, proviamoci anche noi. Ok, qui a destra. Ah, mi sa che l'ho preso. Sì, altro avvertimento. Ma dai, l'ho appena toccato. Quello è che non stai giocando a FIFA. Sì, forse hai ragione. Tra l'altro è passato anche Verstappen. Potrebbe essere un po' colpa mia. Ok, stavolta ci siamo davvero. Ok, va bene Lewis, preparati all'attacco di Schumacher. E ora. Oh sì, di prepotenza, come piace a me, fantastico. Ok, ora Bottas. Va bene, attacco a sinistra. Ah, bloccaggio. La riprendiamo. Sì, così, dai, forza. Ci stiamo avvicinando all'asse, non sbaglio? Sì, ma dobbiamo fermarci, sennò tra un po' finisco sui cerchi. Ok, va bene, box. Pronto? Sì, certo, e il limitatore attivato, perfetto. Non intendevo quello. E cosa? All'entrata dei box devi premere X. Me ne ero accorto, vai al volo. Incredibile, viola. Ci è mancato poco. Ok, cambiato tutto, via. Non sembra male, dai, 2.5. Si poteva fare meglio, eh? Ma anche molto peggio, secondo me. Ok, come siamo messi? Abbiamo davanti Tsunoda, ma si deve ancora fermare. Perfetto, allora continuiamo con questo ritmo. Forse prendiamo Russell. Bene, ci siamo lì davanti. Proviamo un modo di attaccarlo. Sai, forse non ci dobbiamo pensare troppo. Dici? No, andrò come al solito usando la mia tecnica. Cioè? Attacco completamente a caso. Attenzione! Ci siamo riusciti, siamo secondi. Dai, possiamo fare doppietta. Detto non è finito, sta provando ad attaccarci. E ha la gomma più nuova di un giro. Mi dispiace per lui, ma non basterà. Sì, bene, ci stiamo difendendo alla grande. E traguardo. E sì, secondo posto, ottimo. Ed è doppietta Ferrari, ragazzi. Mi sarebbe piaciuto essere al posto di Charles, ma visto come si era messa. Dai, forza, non ci pensare. Festeggiamo se vai! Siamo andati alla grande! Abbiamo vinto anche il confronto con il nostro avversario diretto! Ah, ottimo! Ah, bene, direi che abbiamo finito. Che fatica! Ehi, no, devo provare la supercar! Oh, sì, scusami, hai ragione. Guarda, c'è proprio un evento carriera che fa il caso nostro. Oh, bene, ma cosa devo fare secondo te? Beh, sembra una roba tipo la familiarità del tracciato di prima. Ah, bello, allora partiamo! Beh, è un po' diverso che guidare un F1, ma mi ci sto abituando, dai! Però è divertente guidare se ne ho troppe ansie. Ci credo, però l'ansia di passare in mezzo ai coni l'ho comunque. E infatti qua hai sbagliato. Te l'ho detto, qua c'è sempre ansia in qualche modo. Immagino, dai, andiamo avanti così, non stiamo facendo per niente male. Beh, hai ragione effettivamente. Forza, manca poco alla fine. Che dai, ultimo slalom. E è finito. Sì, oro. Grande, nonostante la penalità per l'errore, tra l'altro. Ah, bene, ora direi che ho proprio finito. No, aspetta, la prossima gara per il sorpasso? Direi la prossima volta. Cosa? Che tra poco inizia la gara vera e devo prepararmi. Ciao bello, forza Ferrari. Ecco, lo sapevo, fa sempre così. Allora ragazzi, sì, sono già posizionato sul divano, pronto per la partenza. A proposito, speriamo di non aver portato sfortuna. Non ci avevo proprio pensato. Vabbè dai, nel caso date la colpa a me, tanto non sarebbe la prima volta. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, se volete un altro episodio con F1 22. Però dobbiamo arrivare almeno a 8k. Deciso, 8000 like, mi raccomando. A proprio a 7999 io lo preparo. Bene, come dicevo il video finisce qui. E noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovissimo shorts ogni giorno, incredibile, tutti i giorni praticamente, non me ne perdete neanche uno perché ci saranno ce n'è uno tutti i giorni, e invece venerdì prossimo con un altro nuovo video, quindi ciao raga bella. Bene dai ragazzi, mi raccomando, finiamo almeno la gara.